L'evoluzione dell'organogenesi nei mammiferi. I mammiferi attuali mostrano una grande diversità in termini di forma corporea. Esseri umani e delfini, cani e pipistrelli, elefanti e topi. La forma che li caratterizza quando nascono è stabilita nella vita prenatale, molto prima della nascita. Sebbene un essere umano neonato sia molto diverso da un adulto, è possibile distinguerlo dai suoi parenti evolutivi più stretti già alla nascita. I neonati hanno un'anatomia chiaramente riconducibile a quella degli adulti della loro specie. All'interno di un contesto evolutivo, l'albero filogenetico dei mammiferi, abbiamo studiato lo sviluppo degli organi e dell'anatomia generale di numerose specie. Qui vediamo gli embrioni di cervo, uomo e coniglio come esempi di mammiferi placentati. Abbiamo documentato l'ordine di comparsa di 123 caratteri embriologici discreti che riguardano lo sviluppo di arti, cuore, occhio, orecchio e muso. Un cambiamento nella tempistica dello sviluppo di questi caratteri, una comparsa anticipata o ritardata, ha come risultato il generarsi di organi più grandi o più piccoli. Ogni specie è caratterizzata da una precisa sequenza di eventi. Con il progredire dello sviluppo compaiono le differenze fra il cervo, l'uomo e il coniglio. Questo studio è stato esteso a 77 specie di mammiferi. E grazie alle informazioni raccolte abbiamo ricostruito l'organogenesi dell'ultimo antenato comune di tutti i mammiferi placentati. Abbiamo risposto alla domanda: come si è sviluppato nell'utero il primo placentato che probabilmente è vissuto al tempo in cui i dinosauri sono scomparsi? Nasceva dopo quasi 5 mesi e lo svezzamento richiedeva altrettanto tempo. Quindi abbiamo effettuato dei confronti con specie non appartenenti al gruppo dei mammiferi per capire cosa rende unici i placentati. Abbiamo anche documentato la tempistica dello sviluppo di 123 caratteri embriologici dei marsupiali, dei monotremi, che includono l'ornitorinco e l'echidna, e dei rettili. Grazie a queste informazioni abbiamo ricostruito l'organogenesi ancestrale. Abbiamo scoperto che molti vertebrati terrestri aprono le palpebre molto dopo la nascita o la schiusa, e questo indica che i giovani sono ciechi per un lungo periodo e hanno bisogno di aiuto per sopravvivere. Sulla base di questi risultati, abbiamo ricostruito la life history dell'ultimo antenato comune di tutti i vertebrati completamente adattati alla vita sulla terraferma, gli amnioti. Grazie al confronto fra specie, abbiamo ipotizzato che quell'animale deponesse 10 uova, che il neonato avesse gli occhi chiusi, come la maggior parte dei mammiferi alla nascita, e che le palpebre si aprissero dopo 28 giorni. Durante tutto questo lungo periodo, il neonato era cieco e doveva essere alimentato e protetto dalla madre.